Mio caro, la vostra ultima mi ha riempito di dolore e di compassione. Vi aspettereste voi che io predicassi il coraggio e la confidenza? Eppur sì, anzi, voglio che stiate di buon animo e confidiate. Colui che disse che la vita dell'uomo è una guerra disse almeno tanto gran verità nel senso profano quanto nel sacro. Tutti noi combattiamo l'uno contro l'altro e combatteremo fino all'ultimo fiato, senza tregua, senza patto, senza quartiere. Ciascuno è nemico di ciascuno e dalla sua parte non ha altri che se stesso, eccetto quei pochissimi che sortiscono le facoltà del cuore, i quali possono aver dalla loro parte alcuni di questo numero, e voi sotto questo rispetto siete superiore a infiniti altri. Del resto, o vinto o vincitore, non bisogna stancarsi mai di combattere e lottare e insultare e calpestare chiunque vi ceda anche per un momento. Il mondo è fatto così, e non come ce lo dipingevano a noi poveri fanciulli. Io sto qui, deriso, sputacchiato, preso a calci da tutti, menando l'intera vita in una stanza, in maniera che, se vi penso, mi fa raccapricciare, e tuttavia m'avvezzo a ridere, e ci riesco. E nessuno trionferà di me finché non potrà spargermi per la campagna e divertirsi a far volare la mia cenere in aria. Io vi prego, con tutto il cuore, a farvi coraggio, non perché non senta le vostre calamità, che le sento più delle mie, bensì perché credo che questa vita e questo ufficio di combattere accanitamente e perpetuamente sia stato destinato all'uomo e ad ogni animale dalla natura.